Tifosi nerazzurri, un saluto, ben ritrovati da Umberto Cabella, dallo stadio Breda di Sesto San Giovanni per quello che è il settimo atto del campionato femminile 2021-2022. L'Inter di coach Rita Guarino ospita la Juventus di Gio Montemuro, un match che vede l'Inter provare a competere contro una squadra che comunque è oggettivamente più avanti. L'Inter però lavora per diventare grande, diventare protagonista di questa realtà. Tutto pronto, ultimi dettagli per Frascaro e si parte, inizia Inter-Juventus. Ma attacca qui Pandini, la palla è dentro, attenzione! Palla che sfiora il palo, disimpegno errato da parte della Juventus e per poco non arriva un autogol clamoroso. Quel pallone per Ajara, ancora Ajara, prova a lottare, vince un contrasto Ajara, la palla su Palmia Simonetti, attenzione, si apre Cisar, si apre anche Agnès Sonstevold, premiata Agnès, la palla dentro, il colpo di testa di Cisar, bella azione dell'Inter al 23esimo con questo tapin di testa di Henrietta Cisar. Poco spazio per la Juventus, qui l'anticipo di Marta Pandini e l'Inter può ripartire in contropiede, attenzione, si allarga Gloria Marinelli, c'è spazio per Gloria Marinelli, la palla è per lei, il destro, grande parata di Però Magnan, ma l'arbitro alza il braccio per segnalare una posizione di fuorigioco. Rivediamo, e non c'era questo fuorigioco. C'è ancora la Juventus con Saragama, Pedersen si allarga, Boattin, un po' di spazio, attenzione, le cross in mezzo, prova a stopparlo Sousa, palla che rimane lì, attenzione a questo pallone che è ancora raccolto da Girelli, qui un'indecisione da parte della difesa dell'Inter, scatta ora il 45esimo e l'arbitro dice che basta così, senza recupero finisce 0-0 la prima frazione di gioco tra Inter e Juventus. Intanto si riparte con il secondo tempo di Inter-Juventus, la palla dentro per Ajara, prova il tocco su Carjuni, raccoglie Marinelli, da una mano Simonetti, la palla per Carjuni, che calcia in porta, la traversa di Gutiérrez Carjuni, inizia subito forte l'Inter, non è passato neanche un minuto e l'Inter va subito vicino al gol, palla dentro per Cisar, si gira Cisar, Carjuni, il tocco intelligente su Sonstevold, che ha un po' di spazio, Agnès Sonstevold con il cross in mezzo, il colpo di testa, anzi no, mette giù Cisar. Cosa ha inventato Eni Cisar? Palla centrale. Urtig, attenzione, il tiro in porta di Urtig. Vicinissimo all'incrocio dei pali. Occasione per la Juventus quando siamo al 52esimo. Ha un po' di spazio, attenzione Cernoia, scarica su Girelli, il cross in mezzo, attenzione il colpo di testa e arriva il gol della Juventus con Bonansea. Il pallone preciso per Ajara che entra dentro l'area da sola, Ajara converge, da Ajara il tiro, la palla che rimane lì, salvataggio di Lundorf. Pandini, converge Pandini, il cross in mezzo per Ajara e da sola Ajara si gira, Ajara! Ajara! 1-1 Inter! Segna solo gol pesanti! Ajara al gioia! E l'Inter trova il meritato pareggio! Rivediamo il cross in mezzo di Pandini. Ajara controlla, si gira e poi di sinistro scaraventa l'1-1. Attenzione a non perderla in questo frangente. Cernoia. Boattin, la palla dentro per la rete da parte di Staskova per la Juventus, colpo di testa precisissimo sull'invito di Boattin. Tutto pronto, parte Carjuni, un tiro in porta deviato, la palla raccolta da Però Magnan e l'arbitro dice che basta così, finisce con una vittoria della Juventus